Parliamo di questa stagione turistica che vi sta vedendo in sofferenza un po' in tutto il comprensorio dell'Alto Sangro, anche per quanto accaduto lo scorso inverno a Rigopiano, si sta un po' pagando le conseguenze di tante immagini drammatiche che hanno visto l'Abruzzo per tante settimane sui maggiori network nazionali. Sì, purtroppo dobbiamo confermare il tutto perché abbiamo una cattiva informazione. Qua fa il terremoto in Umbria e si dice che lo fa in Abruzzo. Succede a Rigopiano, siamo a 300 km e noi non abbiamo mai usato le catene. A Roccarase vengono, le strade sono pulitissime, abbiamo queste difficoltà. I genitori sono impavoriti perché si sentono le scosse, cosa che da noi non abbiamo avvertito assolutamente nulla di tutto ciò. E questo si ripercuote sulla tranquillità delle prenotazioni dei clienti. C'è stato un calo rispetto allo scorso anno? Diciamo al momento si sente proprio un calo abbastanza importante nel mese di luglio e le previsioni non sono molto incoraggianti. Speriamo che nonostante tutto questo caldo e tutto questo verde che possiamo offrire, questo clima eccezionale che c'è in montagna, abbiamo ancora difficoltà con le prenotazioni. Confidate però in una seconda parte di stagione, in un mese d'agosto diverso da questo punto di vista? Ma io penso di sì, anche perché c'è questa tendenza italiana di una piccola leggera ripresa, perciò dovrebbe agganciare anche la nostra. L'unica cosa è un'informazione precisa sulla zona sismica di Amatrice, di quella zona, perché purtroppo il terremoto avviene in Umbria e si parla di Abruzzo, non capiamo perché, l'abbiamo già subito con quello dell'Aquila, oggi proprio non ce la facciamo più.